Una legge quadro sui bonus per l'edilizia e il disincaglio dei crediti consentirebbero di far ripartire il settore delle costruzioni, lo ha detto il presidente dell'ANCE Chieti Pescara Antonio Dintino in occasione dell'assemblea annuale dei soci dell'Associazione dei costruttori edili e della tavola rotonda che si è svolta ad Ortona, a cui hanno partecipato anche il deputato Guerino Testa e il direttore regionale di Banca Intesa San Paolo, Lazio e Abruzzo, Roberto Gabrielli. Il settore delle costruzioni, a causa degli effetti della pandemia, della crisi energetica e della guerra in Ucraina in difficoltà e chiede risposte concrete al governo. Ci sono anche delle proposte dell'ANCE, quali sono? Madre di tutte le proposte è quello di sbloccare attraverso gli F24 che sono pagati attraverso le banche, sono circa 500 miliardi di F24, basterebbe un 1% per poter sbloccare i 5 miliardi che magari sono veramente i crediti super incagliati. Poi basta far riprendere a Cassa Depositi e Prestiti e a Poste il normale flusso della cessione dei crediti. Il presidente Dintino ha ricordato anche le diverse iniziative realizzate, la fusione delle casse edili di Chieti e Pescara, la fusione degli enti scuola, il primo contratto interprovinciale dell'edilizia tra l'Associazione Costruttori ANCE Chieti Pescara e le organizzazioni sindacali delle due province, l'approvazione del progetto di sviluppo associativo ANCE per il triennio 2023-25, con la previsione di particolari benefici economici di livello contributivo per le imprese iscritte e per quelle che vogliano aderire al sistema ANCE Confindustria, l'istituzione dello sportello MEPA Consip. Il direttore Gabrielli ha analizzato i dati sull'andamento dell'economia nazionale abruzzese e ha parlato di segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro. ZES PNRR sicuramente rappresentano importanti occasioni di crescita e di sviluppo per il territorio, grazie a finanziamenti e investimenti che sarà possibile realizzare. PNRR, le attività dello ZES, in particolare quella dell'Abruzzo, a mio avviso hanno una possibilità importante attraverso l'utilizzo di queste risorse di creare un volano alla crescita della regione e ovviamente anche alla crescita nazionale. L'importante è spenderle bene e ovviamente nei tempi. Io credo che dobbiamo dar fiducia alle nostre amministrazioni, ai nostri enti, perché a mio avviso l'interesse di tutti, l'interesse comune è quello di sviluppare la regione e di sviluppare il paese. Il deputato Testa ha assicurato che il governo sta lavorando per trovare soluzioni efficaci che portino al superamento delle criticità e al rilancio del settore delle costruzioni e delle economia del paese. C'è un governo oggi eletto democraticamente dal popolo, quindi legittimato democraticamente, e che tante sono le riforme che ha posto in essere, ad esempio come la nuova riforma della legge delega sul fisco o come tutto ciò che riguarda il codice degli appalti o ancora sulla rigenerazione urbana. Quindi il mondo delle costruzioni fa parte a pieno titolo dell'agenda politica del governo Meloni.